Il capello testimonia lo sconvolgimento totale del... E ho registrato su Instagram perché poi durante il giorno io lavoro e sapete che magari non ho tempo di guardare la TV. E niente, guardate un secondo. Adesso uno alla volta lo sta che coscio, voglio dire proprio. Adesso si devono sedere una una alla alla volta, ovviamente. Prima Federica, fammi vedere come fai un sistema. Vabbè, vediamo. Non riesce a. Ragazzi, io l'unica reazione che posso avere di fronte a tutto ciò è questa. Cioè, non c'ho l'accendino, non fumo, non sor faina, però veramente mi darei una pizza in faccia da solo, perché cioè, secondo me non è possibile. Secondo me non è possibile. Insomma, sapete che io ho partecipato allo stesso programma e... Secondo me è un bel programma, veramente. Però ragazzi, c'è modo e modo di fare le cose, modo e modo di mettersi in gioco. E io sinceramente non me la prendo con il programma, non me la prendo nemmeno con lui, assolutamente, perché così sarebbe veramente tutto troppo facile. Io raga, chi stigmatizzo proprio da sto punto di vista sono le ragazze che vanno a sottoporsi a una cosa del genere. Cioè, raga, io se esco con una ragazza e gli chiedo di fare delle cose del genere, seppur in maniera scherzosa, raga, io mi aspetto che la ragazza che ho di fronte sia una ragazza che stimo, mi dia una pizza, una cinquina in faccia, veramente che non finisce più, e gli stringere la mano. Quindi, raga, veramente non. La prendono a ridere invece. Sono anche contento, insomma, di ridicolizzarsi un po' in maniera pubblica di fronte all'Italia. E contente loro. Non contente sicuramente le donne di fare una figura così becera di fronte a tutti.